Si intitola Diritti a scuola, coinvolge in tutta la Puglia 291 istituti, 1278 docenti e 402 unità di personale ATA per 639 progetti che costeranno poco più di 25 milioni di euro. È il programma varato dalla Regione d'intesa con il Ministero dell'Istruzione per raggiungere due obiettivi: dare lavoro ai precari della scuola e incrementare le competenze di base, in particolare in italiano e matematica, tra gli alunni delle scuole elementari e medie. Tutto questo per fare un lavoro difficile, quale sarà l'affrontare le carenze nei ragazzi delle scuole elementari e di quelle medie, stratificate nella polverizzazione della società, nel disimpegno del territorio, e c'è molto da lavorare sulle competenze di base come appunto l'italiano e la matematica. L'iniziativa della Regione Puglia è finanziata dal programma operativo del Fondo Sociale Europeo. Per ogni progetto approvato saranno a disposizione due docenti ed almeno un collaboratore scolastico. I progetti si chiuderanno il 31 maggio 2010. È un esercito dell'istruzione che mobilitiamo, perché la Puglia non può essere una regione civile se lascia indietro qualche ragazzino o qualche ragazzino che magari, anzi spesso, per condizioni familiari, per ambiente culturale in cui vive, per problemi di reddito, non riesce a essere seguito e quindi va indietro. Mi pare in linea con tutto quello che stiamo facendo come Regione Puglia per sostenere una generazione, più generazioni, che può rafforzarsi se è colta, se studia, se conosce.